sabato il via all'Assemblea Nazionale Elettiva ad Ostia. 6 medaglie per gli azzurri di Raffaele Tognolo nell'African Open di Casablanca. Judo, la Kiyama VII torinese conquista il 19° Alpe Adria. Grandi sorprese con i risultati inaspettati al Grand Prix di Catania, Averno. Karate, il Lazio si aggiudica il campionato italiano a rappresentative regionali. La nazionale giovanile di karate conquista la Croazia con ben 24 medaglie. Bentornati a Filcam News. Sabato 1 febbraio presso il Palafilcam di Ostia si svolgerà l'Assemblea Nazionale. Domenico Falcone è il candidato unico alla carica di presidente federale, mentre per i ruoli di consiglieri sono stati confermati i nominativi del consiglio uscente. I consiglieri dei tre settori sono per la lotta Luciano Alberti e Gianni Morziani, accompagnati da Marco Arfè come consigliere atleta e Franco Sorbello come dirigente tecnico. Nel judo ritroviamo Franco Capelletti insieme a Stefano Stefanella e Giovanni Strazieri nel ruolo di consigliere atleta insieme al consigliere tecnico Luigi Nasti. Anche per il karate confermate le cariche conferite lo scorso anno con Roberto D'Alessandro, Sergio Donati come consiglieri dirigenti, Salvatore Nastro per gli atleti e Pietro Zaupa come consigliere tecnico. Ne parliamo con il presidente vicario Franco Capelletti. Ci troviamo di fronte a una situazione che nessuno aveva prospettato o quantomeno ci aveva pensato, quindi è un po' ci ha preso un po' tutti di sorpresa, però noi abbiamo avuto un grande presidente, sarà difficile averne un altro così, però era una persona talmente lungimirante che aveva già, persino negli ultimi incontri che ho avuto con lui e telefonate, già lui pensava a una nuova federazione, una federazione più in linea con i tempi. Per esempio, condividevamo tutti e due che l'importanza erano, cioè è le società sportive. Diceva sempre, bisogna vedere la globalità, cioè una federazione non si può isolare nel suo orticello, deve vivere nel contesto continentale e mondiale. Dobbiamo traghettare questa federazione sull'input che ci ha dato lui, perché erano lungimirante, perché erano anche giusti, e dobbiamo arrivare al 2016. Passiamo alle notizie agonistiche con il judo. Inizia alla grande l'anno agonistico 2014 per la nostra nazionale a Casablanca nell'African Open. Arriva subito un oro, infatti, grazie a Valentina Giorgis che nei 63 kg conquista il primo oro azzurro del 2014, a cui si accompagnano i successi di Massimiliano Carollo che conquista un argento negli 81 e i terzi posti di Luca Ardizio e Vincenzo D'Arco, entrambi nei 100 kg insieme a Fabio Basile nei 60 e Danna Bartole nei 48. La nostra nazionale chiude così questa trasferta marocchina con ben 6 medaglie e 3 quinti posti. Nel medagliere finale ci classifichiamo così al 7° posto. Ma ascoltiamo le parole di Valentina Giorgis e del tecnico Raffaele Tognolo. Sì, sono molto soddisfatta anche perché in generale comunque proprio il mio primo oro a una World Cup, perché ho solo fatto, le altre volte ho fatto 2/3 e 1/2 e questo è proprio il mio primo oro in assoluto a una World Cup, al di là del fatto che sia proprio il primo dell'anno. Sono contento perché ho visto che i ragazzi e le ragazze intanto hanno avuto un grandissimo spirito di squadra, pur venendo lì ognuno a pagamento suo, diciamo, perché questa era la prima delle gare che abbiamo aperto. Sono dimostrati sia loro che i tecnici molto vicini, molto uniti, e quindi sono contento e ti dirò, i risultati che abbiamo ottenuto sono stati risultati che ti vogliono assolutamente stretti, ma il judo che ho visto esprimere dai miei ragazzi fa veramente ben sperare. Ci saranno delle Continental Open che sicuramente avranno un livello più elevato di questo, ma c'erano 30 nazioni di cui il Canada si è presentato con i numeri 1, la statunitense che ha perso in semifinale con Valentina Giorgis, che Valentina l'ha ridicolizzata perché le ha fatto di tutto, è la numero 7 al mondo, ma diciamo che le sensazioni sono assolutamente positive. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo agli atleti e alle società che con molta professionalità hanno mandato gli atleti e li hanno seguiti lì, e veramente questo dimostra che stiamo cambiando piano piano le cose.
L'Akiyama, settimo, si è aggiudicato il 19esimo trofeo Alpe Adria, che si è disputato a Lignano con la partecipazione di 772 atleti da 8 nazioni. Il team torinese, guidato da Pierangelo Tognolo, ha capitalizzato ben 70 punti grazie a 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo e 2 quinti posti, precedendo l'eccellente Azerbaijan che con 7 cadetti, che hanno gareggiato anche fra gli junior, ha totalizzato 58 punti. Terzi gli austriaci del Wim Pessing con 44 punti e subito dietro il Mestre 2001 e il Banzai Cortina Roma con 42 punti. Ancora per il judo. Si è concluso a Javerno il primo Grand Prix nazionale di Kata del 2014, che ha visto 73 coppie in gara e la partecipazione di Francia, Svizzera e Giappone. Nel Nageno Kata, i romagnoli Mauro Collini e Tommaso Rondinini del Judo Club Brighella hanno vinto l'oro, mentre i favoriti Andrea Furchi e Michele Battorti della polisportiva Villanova si sono fermati al terzo posto. Vittoria a sorpresa anche nel Kameno Kata, dove Andrea Fregnan e Stefano Moregola sono stati superati da Stefano Proietti e Alessandro Varazzi del Ushijima Perugia. Pronostici disattesi anche nel Kimeno Kata con l'ottima vittoria di Andrea Gianicontini e Giuseppe De Stefano, mentre i favoriti Giacomo De Cerce e Pierluca Padovan hanno chiuso al terzo posto. Alessandro Gavin e Giovanni Enriore hanno invece vinto il Juno Kata, superando la coppia giapponese Imadaki Atsuko e Yokohama Etsuko. Le nipponiche hanno poi vinto sia il Koshiki no Kata che il Litsutsu no Kata. Infine, ritorno alle gare vincente per Marika Sato e Alfredo Sacilotto del Judo Kuroki, che si sono aggiudicati il Kodokan Goshinjitsu. Passiamo al karate. È stato un testa a testa tra Lazio e Puglia quello che si è svolto nella prima giornata del campionato italiano a rappresentative regionali, che alla fine ha visto prevalere per soli 3 punti gli atleti e le atlete laziali nella competizione riservata ai senior e ai junior. Il Lazio si è posizionato al primo posto nelle classifiche femminili di Kumite e di Kata, mentre le specialità maschili sono andate alla Puglia per il Kata e ad Ala Campania per il Kumite. Nella seconda giornata di gare, il Lazio bissa il podio e si riconferma ancora una volta, anche nelle classi giovanili di cadetti ed esordienti B. La compagine laziale ha primeggiato nelle classifiche di specialità del Kata, sia maschile che femminile, mentre nel Kumite si sono affermate Toscana nel femminile e la Campania nel maschile. I risultati completi sono sempre disponibili sul sito federale www.filcam.it. Grande risultato della nazionale giovanile di Kata a Samobor, a Zagabria, dove si è svolto il 13esimo Grand Prix Croazia di Kata e Kumite. Gli atleti e le atlete del Kata e del Kumite hanno portato a 24 il totale delle medaglie vinte. 12 le medaglie conquistate nella gara di esordio dedicata al Kumite, 4 d'oro con Scala, Ratti, Semeraro e Marino, 3 d'argento con Ferracuti, Pagano e De Stefano e 5 di bronzo con Ferraiolo, Romano, Lallo, Bisaccia e Martina. Nel Kata sono 5 gli ori, di cui 3 individuale con Ciafrei, Reale e Legnani e 2 di squadra con 3 argenti con Stea, Zaccone e Pivi. 4 i bronzi ad opera di Gallo, Panaggia, Donofrio e Sassano. Ma ascoltiamo le parole di Lucio Morino. Direi che siamo molto felici di questo avvio della nazionale italiana giovanile, questo avvio del 2014, che spero insomma sia di buon auspicio poi per il prossimo importante impegno che sono i campionati europei di Lisbona. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare i miei colleghi Davide Benetello, Daniele Simmi, Tiziana Costa, insieme anche al neo presidente della commissione, che è il maestro Zauba, per questo ottimo lavoro di gruppo, collaborando a far sì che la nazionale giovanile sia il banco di lancio per i futuri campioni della FILCAM. Insomma, riusciamo ad ottimizzare al meglio tutti gli allenamenti, cercando di dare indicazioni chiare, precise, mirate insomma a far sì che l'obiettivo venga raggiunto perfettamente. Credo che questo mix importante di scientificità, ma anche di aspetto appunto marziale, possa rendere i nostri ragazzi, le nostre giovani leve sicuramente vincenti nel futuro, insomma anche in ambito internazionale, in ambito sia europeo sia mondiale. Per cui invito anche tutti i nostri ascoltatori a seguirci, anche con tante iniziative che proponiamo, con stage, seminari,
quant'altro, in modo tale da poter condividere sempre di più, insomma, il nostro pensiero, che poi è quello della federazione e anche della direzione tecnica nazionale. La Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali si apre all'universo dei social media. Invitiamo i nostri tesserati e tutti i curiosi del mondo federale a seguirci su Facebook e Twitter. A breve saremo anche su Instagram e Google+. Appuntamento alla prossima settimana con Philcam News.